Professore Gulizia, da presidente di questa organizzazione che stasera ha avviato un grande simposio importante, si parla di problemi del cuore, con professionisti americani. Ecco, una serata certamente inaugurale, ma è anche un messaggio, quello di prevenzione, che deve innanzitutto essere lanciato. Beh, il Mediterranean Cardiology Meeting è un evento scientifico internazionale. Siamo alla nona edizione, ovvero 18 anni, che è partito da Taormina per poi passare attraverso Jordi Naxos, approdato da 6 edizioni qui a Catania e rappresenta il momento di sintesi importante della cardiologia mondiale. Abbiamo professionisti, cardiologi di rinomata fama che compongono il comitato scientifico del Mediterranean Cardiology Meeting, a partire da quello che è il professor Braunwald e il professor Pfeffer, due icone storiche della cardiologia mondiale sui cui libri abbiamo studiato un po' tutti, ma poi soprattutto è popolato da una quantità incredibile di faculty, oltre 250, i maggiori esperti in campo internazionale della cardiologia che vengono qui a presentare i risultati delle proprie ricerche insieme alle nostre ricerche della cardiologia dell'ospedale Garibaldi in Esma. Siamo sempre molto onorati di poter discutere e soprattutto di scambiare dati con questi specialisti. Il messaggio che portiamo avanti è quello di dare un'informazione corretta, etica, assolutamente non influenzata, ma che metta a nudo quello che è lo stato dell'arte della cardiologia mondiale, cioè dove siamo arrivati, cosa si può fare per curare le malattie cardiovascolari nelle loro sfaccettature. La cardiologia ha in sé il dipartimento, perché non abbiamo una patologia unica, ma la patologia è molto articolata, perché permette di passare dalla cardiologia clinica alla cardiologia interventistica, alla cardiologia sperimentale, alla riabilitazione, alla terapia intensiva cardiologica, allo scompenso cardiaco, alla cura delle aritmie e così via. Potrei continuare passando ovviamente dalla prevenzione cardiovascolare, che rappresenta il momento fondamentale, cruciale, importante per prevenire le malattie. Oggi l'ipercolesterolemia va considerata come non più come un fattore di rischio, ma come un fattore determinante per lo sviluppo della malattia cardiovascolare più importante, l'infarto ittico cerebrale. Noi lavoriamo da anni proprio per questo motivo. Tecnologia e cardiologia sono ormai in simbiosi, vanno d'accordo, è importante per il cardiologo. La tecnologia è l'anima della cardiologia, la cardiologia interventistica, che è uno dei temi di questo evento internazionale, cardiologia clinica interventistica, rappresenta sicuramente il momento di sintesi più importante per l'atto medico cardiologico. Noi facciamo diagnosi con strumenti, noi facciamo terapia interventistica, lavoriamo con cateteri, con innovazione tecnologica, lavoriamo con farmaci e dispositivi che permettono di erogare una scienza, una disciplina che permette oggi di salvare quelle vite che altrimenti non si riuscirebbero a salvare, perché una volta con lo stetoscopio e la penna in mano non si riusciva a fare tutto quello che oggi si fa. Oggi riusciamo a entrare nel cuore, mettiamo gli stent dentro le coronarie, mettiamo le valvole dove sono le valvole scassate, riusciamo a mettere gli stimolatori cardiaci, li lasciamo anche dentro il cuore o attraverso i cateteri, riusciamo a fare tante di quelle cose che una volta erano immaginabili. Immaginate che la cardiologia in questi ultimi 50 anni ha fatto aumentare la vita media nei paesi industrializzati, Italia compresa, di ben 7 anni, quando la ricerca in campo oncologico non è riuscita a superare il mese, quella sull'AIDS, poche ore di vita.